Pierpaolo è presidente. Presidente di un'associazione, sì. Denominata Axi Eventi. Axi Eventi. E niente, aperti da 3 anni, stiamo cercando di fare delle manifestazioni, diciamo, più che altro inerenti alle persone che si trovano in difficoltà. E da un momento che con la questione Covid non ci possiamo permettere di fare manifestazioni, abbiamo pensato in questa Pasqua di donare un po' di uova per un reparto. Inizialmente era così, sì, l'idea. Siete parte, eccole qua. Ecco. Allora, tanto diciamo subito, Pierpaolo, quante uova avete consegnato qualche giorno fa all'ospedale Gaslini di Sturla, Genova? Abbiamo consegnato il totale di 920 uova. Ma sei sicuro tu quello che dici? Siamo in televisione, sì, sì. Insomma, stiamo dicendo dei numeri. Tu stai dicendo che avete, sì, consegnato 922 uova. 922 uova. Che meraviglia. Facciamo un applauso. L'applauso 900, non è tanto all'entourage. Com'è nato tutto? Scusa, tu come sono nati? Tu quanti siete partiti per consegnarne quante? Allora? 70 uova che parto di nefrologia. Cioè, questa era questo il era vostro il obiettivo. Questo era il nostro compito. Ma com'è andata poi che ne avete consegnate 924? Come vi siete mossi? Sì che ormai il futuro è chiaro, che è Facebook, che è, sì, internet. Ma com'è nato? Nella tua associazione quanti iscritti ha, scusa? L'associazione apparentemente ora con la questione Covid si muove solo con i consiglieri del direttivo, quindi con 7 persone totali. Queste 7 persone... Ecco qua, qua cosa vediamo? Chi sono queste immagini che stanno andando? Allora, io che sto parlando con l'assessore Ilaria Cavo. Con la salute Ilaria. Con il 50% delle uova che avevamo consegnato, perché poi il restante erano ancora nei furgoni, questa parte del consiglio del direttivo. Quindi abbiamo visto anche Gabriele. Sì, sì, sì. Insomma, 924... uova, sì. 924 c'è andata, uova. C'è leggermente sfuggita di mano. Ma qui niente, qui praticamente sono le persone che... Le persone comuni. Dov'era la cosa, come si chiama la raccolta? Allora, c'erano due gruppi di Facebook di due persone meravigliose che saluto, Vera e Fabiana, sì, che si occupano principalmente di fare donazioni a persone che si trovano in difficoltà, hanno accettato il nostro invito. Hanno iniziato a fare questa carovana di tam tam di messaggi e nel giro di un paio di settimane sono arrivate solo da loro 600 uova. Che poi il social 600. È potentissimo per fare queste cose, sì, no? Sì, quindi loro, a differenza nostra, naturalmente sono molto 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 più... Perché poi ci sono i gruppi, no? E quindi è tutta una questione di gruppi. Però di l'organizzazione, comunque complimenti a te e a tutti, le persone, sì, che hanno lavorato con te. Perché un lavoro collettivo, quindi la cosa è difficile proprio aggregare, no? Cioè, magari sono tante, sicuramente sono tantissime persone che hanno piacere, avrebbero piacere di fare beneficenza, ma poi alla fine è difficile anche farla, no? C'è da premettere che... Ma voi non siete andati in reparto, giusto? Noi siamo stati al di fuori del reparto. Del reparto, giustamente, anche per via del Covid, per via di tante cose. Naturalmente, visto che c'era l'assessore Cavo, sono riusciti, tra parentesi, a bypassare un attimino, sì, vabbè, la situazione. Siamo riusciti a entrare nel day hospital, sì, 4 giusto, bambini prima, erano, sì, presenti e siamo, sì, riusciti. Sì, tanto siete riusciti. Però per poter fare una donazione del genere in un periodo storico come questo, bisogna fare comunque decine e decine di domande e di autorizzazioni. Cioè non è che uno parte, va al Gaslini e dice porto le uova, no? Certo. Serve un'associazione che comunque abbia i suoi, diciamo, entourage di statuto e documentazioni varie. Dopodiché fare la richiesta al reparto. Il reparto chiede appunto alla direzione centrale dell'ospedale se è possibile poter avere l'ingresso per appunto consegnare queste uova, che possono essere pandori o denaro, insomma, quello che è. Certo. Dopodiché, c'è tutta una serie burocratica non indifferente, per avere quei 10 minuti di consegna, noi ci eravamo dietro da almeno 4 mesi. 4 mesi di lavoro e di domande per poter, bene, arrivare lì. Tra tutte, bene, le, bene, iniziative, so che anche per dire la Sampdoria storicamente va, sì, va al Gaslini a consegnare ma mondoni. Lo stesso, senza scomodare la Sampdoria, che la Sampdoria è la Sampdoria, insomma, nel senso che è conosciuta in tutto il mondo, Ricchi di Rapallo, te l'ho detto prima in pubblicità, sì, qui sì, sono, sì, anni che a Natale si presta a fare regali e anche lì non so quanti
migliaia e migliaia di giocattoli nuovi porta allo Spezia. Cioè, capite bene che se lo fa il Genoa alla Sampdoria, chapeau. Perché lo fa il Genoa, eccolo qua, abbiamo anche le immagini, ancora c'era Giampaolo. Sì, questa non è quest'anno. Certo, Giampaolo dopo di lì è andato al Milan, è andato al Torino, è stato esonerato. Comunque bravo Andrea Mazza dalla regia. Però è un conto se lo fa il Genoa la Sampdoria, che ha insomma le spalle larghe, si chiama Genoa e Sampdoria. È un conto se lo fa Pierpaolo, se lo fa Pascale, se lo fa Ricchi di Rapallo, se lo fa Fraternale. Certamente. Perché i mezzi sono leggermente diversi. Se la Sampdoria domani salta su e dice portiamo le uova di Pasqua, giustamente c'è il popolo blu cerchiato che ci va dietro, o viceversa col Genoa. Se lo fa Pierpaolo è un'altra storia. Sì, no, ma io l'ho detto solo ma è una cosa bella, quella molto che carina come è stata svolta. Ma non era neanche per diminuire il discorso, perché non potendo i giocatori andare là, è arrivata a Bogliasco una delegazione di bambini chiamati da Quagliarella. Voi calcolate che hanno anche preso che... le uova. Voi calcolate anche, perché a volte si dice anche dei giocatori, no? Poi tu hai fatto un libro che è Volere e Potere, che ha contattato tanti giocatori, esatto, che poi facciamo ancora vedere. Ora voi dovete anche solo immaginarvi per un secondo i giocatori, quanti messaggi e telefonate ricevono al giorno, perché non sta bene Francesco, perché non sta bene Edoardo, perché non sta bene Luca, e si prestano ogni secondo delle loro giornate per poter aiutare. Ma anche quello, ragazzi, è dura, perché vi assicuro che ogni secondo, quando è anche stato poco bene il Matteo, insomma, avevamo dato messaggio Totti, Cassano, Del Piero, Maldini, tutti i più big del calcio, di quel ragazzo che poi era rimasto addirittura sulla sedia a rotelle, così quanti ce ne sono. Quindi non ci dimentichiamo che anche i ragazzi comunque sono sempre sul pezzo. Genoa, Sampdoria, Milan, Inter, Napoli, Roma. Un po' di messaggi. Allora, un po' di messaggi. Tanto siete veramente in tanti. Poi vediamo di fare magari un altro. Volevo anche, poi vabbè, proprio prossimamente, poi avrei anche piacere avere il grande Matteo Bassetti, che si presta sempre in varie trasmissioni. Sapete la stima che io ho sul professore Matteo Bassetti. Io è una persona che amo come uomo, come professore, come, se non appelli sulla lingua, è una persona che io amo proprio, quindi voglio dire, spero prossimamente di averlo anche, perché non lo voglio disturbare troppo, perché io, se domani si manda un messaggio stasera che dico vuoi fare un collegamento, ti dice subito di sì, perché lui è un ragazzo così. Però a un certo punto si cerca anche di disturbare il meno possibile. Queste sono le immagini di Ricchi di Rapallo. Io non so dove la trovate, eccole qua che parlavamo. Ecco, questo qua è Ricky, Questo è Natalino, questo è Ricky. Questo qua è l'inverno, questo qua passato. Guardate che meraviglia, sempre parlando del discorso di ospedale. Ora poi da quando anche lui è diventato, questa è la Pitta che salutiamo. Ciao Pitta. Natalino, cui voglio molto bene, tutto il personale, la Mariuccia. Eccoli qua, questo è Ricky, vedete, quando era un po' più cicciottello e senza Covid. E lui, ecco, tornando al discorso di prima, hanno portato una marea di regali all'ospedale, eccoli qua, all'ospedale Gaslini. Un po' quello che avete fatto voi, Pierpaolo, perché non ci dimentichiamo che portare 922 uova, forse, io lo ripeto davanti alla telecamera, parliamo di 922 uova due giorni fa, il giorno di Pasqua. 922 uova. Io non lo so. Io credo che ci ho messo per contare. Eccole qua. Ma io credo che ma io non lo so, ma forse nonostante neanche... alcune erano già nelle scatole, quindi ho detto mi sono salvato, però poi anche la foto che vedete, quella lì è della mia camera da letto, quindi io ho riempito qui siete un voi? Letto di matrimoniale francese. Io non sapevo neanche più dove stare. Dormito sul divano. Ho dormito con il gatto sul divano. Sì. Hai sottovalutato l'ingombro. Dai. Diciamo bello, che, bravi. Diciamo che
con la questione appunto pandemica le persone si sono avvicinate ancora di più al fatto che questi bambini non possono vedere le proprie famiglie, perché comunque per il Covid, nonostante stiano male, i propri genitori li possono vedere attraverso un vetro e non tutti i giorni. Quindi probabilmente le persone si sono avvicinate ancora di più a questa... È stato, diciamo, sempre donazione. Sul sociale, no? Adesso poi andiamo a fare anche una pausa pubblicitaria, come direbbe Siriani, la reclam. Abbiamo collegata, che non riesco mai a beccare purtroppo, su Facebook in diretta, la nostra Lina Martinel, che è la Lina Martinel, sì, che lei praticamente è Villa Duchessa, è una persona che la sua vita, nonostante la sua giovane età, continua a dedicarla con... aiutando tutte le persone che gravitano a Villa Duchessa, cioè una persona veramente straordinaria, sempre tornando al discorso delle uova, di Ricky, dei regali, di questo, di quell'altro, insomma il popolo noi ci siamo sempre, è il governo che manca un pochettino a dare un piccolo aiuto, un po' tardi. Io mi ricordo anche le varie, anzi facciamo, poi vi faccio, andiamo in pubblicità, vi faccio vedere come apriva Striscia la Notizia più o meno 20-25 anni fa certi servizi, tanti servizi sulla sanità. Andiamo in pubblicità e vi faccio vedere.